Ciao ragazzi, mi sono appena alzato, benissimo, ok, e benvenuti a questa quindicesima, 15/3, quindi la puntata 15, la parte terza della quindicesima puntata, ecco, cominciamo a fare un po' di italiano. Niente, eravamo rimasti, diciamo che avevamo sbloccato lo spawner e avevamo fatto giusto le basi per... diciamo per fare questo genere, questa trappola per scheletri. Allora, visto che dovremo sicuramente fare il posto, diciamo, dove andare a prendere tutti gli oggetti degli scheletri, facciamo una cosa. Allora, dovremmo avere delle torce, quindi dobbiamo fare un po' più di torce. Facciamole già da qua. Ok. Voilà, torce ne abbiamo. Un piccone ancora? Sì, un piccone, quindi dobbiamo fare... La legna l'avevo dietro, sì. Ok. Poi cosa ci può servire? Ah, delle scalette per finire... Sì, perché riapro qua? Delle scalette per finire la discesa. Con un deca. Ok, qua abbiamo fatto. Io spero di non dimenticarmi niente, ma credo che già mi stia dimenticando qualcosa. Comunque, scendiamo giù. Creeper vari? No. Ah, lassù c'è anche. Ecco cos'è che mi mancavo. Mancava il mangiare. La raccolta di grano va bene. Spegniamo questo di grano, che ce n'è di meno, va ripiantata questa zona qui. Voilà. O lo ripiantiamo al volo, ogni tanto mi escono accenti di tutte le zone d'Italia. Cioè per due praticamente non abbiamo finito. Bene, va bene. Allora, qua giù cosa c'è? Tutta la luce, ragazzi. Questo pezzo qua mi sa che qua non l'ho visto. Vabbè, scendiamo. E se mi lancio? Come di attacco. Tac. Tac. Dai, scendi, va, non ce l'ho più voglia. Ok, quindi le scalette che mancano. Mancano qua, perfetto. Ora quindi. Allora. Dobbiamo scavare di qua. C'è una cosa, prendiamo un secondo secchio e qua tappiamo. Ecco, già ci sono degli scheletri che stanno morendo, quindi la trappola funziona, mi sa. Ora, speriamo di qua, troviamo senz'altro qualche mob. No? Bene. Place torch. Ora, addirittura. Buono, buono. Ma qua chi c'è? Ah, questa. Oh, merda! Fatto il panino, ma cioè ha fatto il grano ma non ha fatto il panino. Ma c'è luce lì? Bene, visto che di qua non si può passare. Wow, ragazzi, stavo vedendo incontro luce lava. Bene, 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 la cosa si fa interessante, ragazzi. Qua possiamo poi venire a esplorare. Intanto qui è illuminato, così almeno non ci vengono quei rompipalle di mob. Facciamoci un attimo. Oh oh, vabbè, faccio un crafting table al volo.
mi devo fare da mangiare. Sentite gli scheletri come muoiono. Adesso andiamo, troviamo tutta quanta la roba che è giù. Allora, facciamo subito un po' di panini al volo. E vi faccio vedere come funziona la trappola. Perfetto. Allora, qua scendeva l'acqua forse, vediamo un po'. Ora qua. Qua se non sbaglio dove c'era la torcia, comunque. Vedete gli scheletri, ragazzi, come scendono giù? Splopped! E poi muoiono. Bene, qua c'è l'acqua, quindi qua c'è il vetro e qua dietro c'è dove prenderemo praticamente gli oggetti. Allora, scendiamo giù. No, qua c'è il vetro. Che cacchio di calcoli mi sono fatto? Torce. Ecco gli scheletri che continuano a morire. Perfetto. Poi faremo il sistema. Poi lo scheletro che sta morendo sott'acqua. Ok, adesso vedrete qua sotto praticamente il materiale. Eccolo lì, è morto lo scheletro. E qua è arrivata la roba. Niente, faremo poi il sistema per prendere gli oggetti che cadono e raccoglierli in un unico punto, se non lo faremo proprio adesso. E oro anche qui. Bene. Perfetto. Bene, abbiamo trovato anche l'oro, cosa vogliamo di più? Qua poi dopo ce n'è infinità di roba. Quindi abbiamo fatto praticamente una trappola per gli scheletri che sembra funzionare. Però allora per raccogliere possiamo fare, vediamo un po' come lo possiamo fare. Basta mettere teoricamente dell'acqua qua, ma non vorrei dirmi una cavolata. No, perché sennò credo ci... Oh merda, ho fatto una stronzata. Praticamente è bloccato tutto. Che nabo! Vabbè, per il momento lo lasciamo così, facciamo così. Tanto qua funziona anche tutto. Io ci voglio anche andare in miniera, ragazzi. Sistemiamo un po' tutto. No, si è bloccato lì questo. Vabbè, fa niente. Un po' di roba è rimasta lì. Allora, sistemiamo qua, perché sennò ogni volta bestemmieremo sicuramente, quindi sistemiamo per bene. Ok, così almeno abbiamo tolto anche... Abbiamo tolto anche la torcia che ci avanzava lì. Vedete ragazzi? Continuano a morire gli scheletri. Sì, vabbè, basta, vi ho fatto già vedere troppo, poi dopo si paga, ragazzi. Quindi... Vedremo dove mettere i vetri. Per esempio qua, così. Um.
bello. Così bello. Ok, quindi è venuto abbastanza bene, diciamo, come struttura, sì, carina, va benissimo. E niente, qua sotto penso che ci faremo qualche cosa, tipo laboratorio, qualcosa, vedremo. Perché diciamo come posto è carino. Allora. Ok, qua c'è anche un'altra miniera. Ok. Qua possiamo cominciare a ripulire. Ma piccone di ferro non ce l'ho, vabbè, tanto bisogna prendere qua il ferro. Allora, per fare le scale, niente, qua ancora lasciamo così, raccogliamo i materiali che ci sono e poi sistemiamo per bene. Anche del carbone, cioè, perfetto. Così almeno con questa puntata riusciamo a finire, diciamo, le parti della trappola per gli scheletri. Voilà. Anche l'oro, che culo, abbiamo trovato abbastanza di oro. E praticamente poi ho chiesto anche al modder, perché non mi ricordavo, se anche l'oro poteva essere messo nel maceratore, ed effettivamente si può mettere anche esso nel maceratore, quindi potremmo fare anche doppio oro, diciamo, tra virgolette. Quindi raffinare maggiormente l'oro. Ok, qua abbiamo alzato per bene. Fatto peccato che questa scala scende proprio qua davanti, però fa niente, dai. Meglio di niente. Ok, abbiamo sistemato un pochettino. E niente, allora possiamo risalire su, che comunque qua ha funzionato. E ci puliamo praticamente qua. Ci puliamo niente, perché adesso saliamo su così tranquilli. Dove l'ho messa la torcia? Da questo lato, quindi saltiamo anche qua. Vaffanculo. Allora prendiamoci il tin, già che ci siamo. È sprecato lasciarlo lì. C'era del rame. Come facciamo? Ma sì, dai, ce lo lasciamo, tanto non siamo così barboni. Il ferro però lo prendiamo. Mortadelle. Le mortadelle. Minchia, quante ce n'è ancora. Facciamo un buco qua. Torcia. Light a torch. Come dicono nei video gli americani o gli inglesi che siano. Abbiamo trovato anche le rame. Notare come conosco molto bene le lingue. Perfette, ragazzi. Le rame, perché si dice rum. Oh! L'altro ce l'ho lasciato, questo lo devo prendere. Ecco, qua allora ci possiamo fermare, perché tanto su materiale, se non sbaglio, non ce n'è. Qui sopra materiale non ce n'è. Quindi saltiamo di qua, saliamo su e poi dopo la prossima volta scenderemo col piccone di ferro a ripulire tutto. Adesso sono sicuro che qua c'è un creeper. No? Bene.
Allora, ragazzi, niente, allora, per concludere semplicemente queste parti che hanno composto il video della trappola, diciamo, per gli scheletri, la terminerei qui praticamente, e quindi nella prossima puntata torneremo alla normalità, andare a esplorare le nostre miniere, a fare i pannelli solari, a fare energia in generale, gomma, cibo e in genere, perché mi sono anche un po' stufato, diciamo, con questa con queste tre parti del video. Perché non vedevo l'ora di andare in miniera. Infatti, come ho avuto l'occasione, come avrete visto, sono subito andato a mettere le torce da tutte le parti per andare a esplorare. Poi fortunatamente ci siamo fermati lì. E poi sicuramente avremo anche la seconda parte della miniera da esplorare là sotto dove c'erano gli scheletri, perché ne avevamo tappato anche un'altra parte con la gravel, con la sabbia e con la ghiaia. Sì, con la ghiaia. Niente, grazie ancora per la visualizzazione e scusate per le noie, ma l'ho dovuto fare questo video perché è una delle cose essenziali che c'è in Minecraft, le trappole sono veramente molto utili per fare proprio molti materiali sfruttando gli spawner, visto che molti come trovano lo spawner subito lo distruggono, è un errore, anche se non ci servono, almeno tenetelo bloccato perché magari poi per fare brewing o altro possono servire queste cose, ecco. Niente ragazzi, io vi saluto, come detto grazie per la visualizzazione, per i nuovi utenti se si vogliono iscrivere al mio canale, ok? E li ringrazio tantissimo e se non vi piace il video mi raccomando non mettete non mi piace, se vi piace invece pollice su, mi raccomando, anche perché negli ultimi tempi non sto vedendo tante visualizzazioni, però fa niente, io credo che lasciandoli su YouTube qualcuno comunque come voi sicuramente li possono vedere, possono apprezzare, diciamo. Questo gioco che diciamo non sono un esperto, quindi diciamo è una cosa che esploriamo anche abbastanza insieme, ecco. Grazie ancora e ciao a tutti ragazzi!